Ma anch'io cercherò di non ripetere le cose tante, quasi tutte, su cui sono d'accordo, che mi hanno articolato i compagni. Partirei però da una considerazione rispetto alla quale tutti noi dobbiamo, secondo me, partire e riflettere. E cioè che noi siamo di fronte, non a, lo diceva Russo Spena prima di me, non a un passaggio qualsiasi, ad un passaggio normale, una crisi transitoria, una crisi che si può superare. Siamo di fronte a un passaggio storico. Da questa crisi esce una nuova organizzazione, una nuova strutturazione del capitalismo, dell'economia, della politica e anche del nostro paese. L'idea che adesso stanno distribuendo, insomma, che è tutto passato, è finito, a parte che è finito con i soldi nostri che sono andati a fiumi al finanziamento delle banche e dei responsabili di quel castello di carte che ha scricchiolato, ma non è caduto in questa prima fase della crisi internazionale. Ma questa crisi internazionale, questa crisi economica è una crisi strutturale e che deriva da un fatto, e deriva dal fatto che questo modello economico mondiale non si regge, compagni e compagni. Questo è un elemento strutturale, non si regge se non con la guerra permanente, totale, mondiale, per l'accaparramento delle risorse, per la spoliazione del lavoro, per l'accumulazione, per alimentare il capitalismo finanziario nella sua costruzione di un'iperbolica bolla speculativa che ha costruito le condizioni perché tutti stiamo diventando più poveri, anche se non ce ne accorgiamo. Detto questo, compagni, è un paradosso che noi arriviamo a questo appuntamento, cioè quando tutti hanno consapevolezza, hanno scritto della crisi del mercato, del capitalismo, con la sinistra, i comunisti, in particolare nel nostro paese, ma più in generale anche nel mondo, nelle loro condizioni peggiori forse. Non è un paradosso però questa condizione se noi la leggiamo alla luce di un anniversario, perché noi andremo a fare questa discussione anche sulla federazione, su come ricostruire il soggetto e gli strumenti per la lotta politica nel 20° anniversario della caduta del muro di Berlino e dello scioglimento del PC, che cade proprio oggi e che ci dice di quello che abbiamo fatto in questi ultimi 20 anni, di come lo abbiamo fatto e di come siamo arrivati a questo anniversario. Forse non avremmo voluto arrivarci così, insomma, in queste condizioni. Credo che noi dobbiamo vedere realisticamente, in questo caso sì, realisticamente, quello che è stato tentato in questi ultimi 20 anni, che è stato quello di ognuno trovare le forme per tenere aperta la possibilità, per tenere aperta la prospettiva della trasformazione, del cambiamento. Ognuno ci ha provato a modo suo, sto dicendo sul piano globale, non sto dicendo sul piano interno, chi ci è riuscito di più e chi ha interpretato il conflitto e chi ha fatto della propria debolezza elemento di forza. Diceva Cesare dell'America Latina, io ricordo sempre che 20 anni fa, quando cadeva il muro di Berlino, la sinistra latinoamericana non era in condizioni molto migliori di noi oggi in Italia. Anzi, venivano da 20 anni di dittature, avevano visto il genocidio di una generazione intera di rivoluzionari, di progressisti, erano schiacciati, erano pochi ed erano isolati dalle loro società, e in quelle società viveva una democrazia finta, le chiamavano democrature, e che era la fase di transizione post oppressione, dentro cui i fenomeni che noi oggi conosciamo in Italia di passivizzazione, di astensionismo, di ruolo dei media nel condizionamento erano altissimi. Com'è che Lula, Chavez, Evo Morales, Lugo e tutti gli altri leader dell'America Latina invertono un processo storico che faceva di quel continente il giardino di casa degli Stati Uniti? Ma che guardano all'essenziale, perché riescono a trovarsi insieme a Cuba e al Nicaragua, a chi veniva dalle esperienze anche rivoluzionarie, e dicono: è caduto il muro di Berlino, non abbiamo più questa condizione internazionale, ma noi in America Latina da dove ricominciamo? Vogliamo ricominciare? La prima domanda, vogliamo ricominciare? Vogliamo lottare? E si dicono sì, vogliamo. E su cosa cominciamo a lottare? E scelgono degli elementi strategici, ma che per i loro popoli, per la loro gente, erano immediatamente riconoscibili. Il primo,
contro il neoliberismo che era stato imposto dalle dittature, dai Chicago Boys, dalla costruzione, della distruzione dell'esperienza di Allende, e abbiamo un anniversario anche tra poco, l'11 settembre, di quel golpe che ha significato l'introduzione di quelle politiche in quel continente, contro il neoliberismo e per la sovranità che significava il ruolo della politica contro le politiche neoliberiste e della possibilità di diventare autonomi, liberi dall'imperialismo, che ancora oggi al Foro di San Paolo le sinistre latinoamericane tutte, dai socialisti ai radicali di sinistra, tutti chiamano con il loro nome l'imperialismo nordamericano, e decidono di andare in quella direzione, si agganciano però alle lotte reali, l'acqua, il petrolio, l'agricoltura, le questioni legate al Fondo Monetario Internazionale, ogni paese dell'America Latina, ci sono state lotte popolari di massa su terreni che rendevano immediatamente riconoscibili quella sinistra come portatrice di una prospettiva alternativa, di alternativa di sistema che risolveva e trava dentro gli interessi materiali di ogni giorno dei loro cittadini. Ed è lì che comincia la forza, anche aggregante, e poi viene la capacità politica, la costruzione delle alleanze, la costruzione dell'uso degli strumenti degli altri per cambiare la propria società. Penso a quello che ha fatto Chavez utilizzando il presidenzialismo per introdurre elementi partecipativi che oggi fanno sì che il Venezuela possa parlare di passaggio al socialismo. Per noi questo è un insegnamento fondamentale, compagni e compagni, perché se noi facciamo la federazione solo come Macedonia di gruppi dirigenti, in cui noi passiamo il tempo a ridiscutere gli equilibri, ogni livello, ogni realtà, e pensiamo di risolverla solo dal lato della riorganizzazione organizzativa politica, noi abbiamo perso l'ennesima occasione. Noi veniamo, compagni e compagni, da due randellate storiche in un anno politico, in 12 mesi. Siamo stati cancellati dal Parlamento italiano, cancellati dal Parlamento europeo. Questo non è una situazione qualsiasi. Primo, è un'anomalia nella storia politica italiana. Secondo, è una situazione che invertire questa situazione non è elemento di normalità politica, perché oltretutto siamo stati cancellati nella percezione di massa. Io credo che bisogna essere anche qui realisti e guardarci da fuori, non guardarci solo con gli occhi nostri che facciamo politica, che siamo militanti politici, che facciamo iniziative politiche, ma da fuori non ci vedono, non sanno che cosa facciamo, non sanno se esistiamo ancora, compagni. E quando gli diciamo che dobbiamo discutere della federazione, dicono: ma come? Non vi siete già messi insieme? Allora, io so che una cosa è l'aspettativa e una cosa sono i processi, che devono essere fatti bene, perché devono essere solidi, perché ogni passo deve essere sicuro e deve portare al risultato. Ma certo che i tempi in politica sono importantissimi, e se noi non avessimo fatto nemmeno la lista, diciamo, comune alle elezioni europee, per esempio, avremmo proprio chiuso ogni speranza ed ogni futuro. E quindi oggi noi credo dobbiamo partire dall'elemento che ci caratterizza, cioè noi dobbiamo trovare gli elementi che ci legano al nostro popolo, al di là delle parole, nelle proposte, compagni, e nelle lotte. Ci vuole una proposta forte, radicale, ma comprensibile sul terreno della precarietà, perché è sulla precarietà che si è costruito la forza della destra, che ha distrutto ogni legame sociale e ha costruito la competizione prima di tutto dentro il mondo del lavoro, tra i lavoratori, non più in una condizione appunto di lotta collettiva, ma di condizione personale, di contrattuale. Ma su questo la federazione deve avere una proposta chiara, comprensibile, immediatamente spendibile. Deve essere il referendum sulla legge 30? Discutiamone. Deve essere il salario minimo orario garantito per i precari? Discutiamone. Ma questo è l'elemento che ci può far parlare di una generazione intera, compagni e compagni, che non è vero che non lotta, perché lo scorso anno c'è stato il movimento dell'Onda, milioni di ragazze e ragazzi hanno fatto il movimento per la scuola, ma non solo per la scuola, perché lo slogan di quel movimento non era uno slogan sulla scuola, diceva: la vostra crisi
noi non la paghiamo. Ed era la percezione di una generazione intera che tutto il peso della crisi sarà pagata da quella generazione che si vede spogliata di ogni futuro. E allora se noi non abbiamo una risposta per quella generazione sceglierà una strada reazionaria e ci sarà un conflitto generazionale che però colpirà i diritti, perché la destra gli dice a un ragazzo che ha 20 anni: ma perché paghi le tasse? Ma perché paghi i contributi? Tanto tu non avrai la pensione, non avrai l'assistenza sanitaria, non avrai nessun diritto sociale, e allora non fregartene degli altri. Pensa solo a te stesso. Il messaggio della destra è chiaro, compagni. Il nostro è un messaggio confuso, è un messaggio che non viene immediatamente recepito. E poi bisogna dare forza alla battaglia per il lavoro. Il lavoro è stato cancellato. Si diceva che gli operai devono andare sui tetti, sulle gru per farsi vedere. Però in Francia hanno fatto una cosa diversa. In Francia hanno preso i veri padroni, che non sono... I padroni bisogna sapere chi sono fisicamente, non si può più fare una lotta perché l'operaio non sa più chi è la proprietà, e adesso gli dicono anche che lui diventerà proprietà e quindi dovrà fare una lotta contro di sé. Quindi bisogna individuare chi sono i veri padroni, sono gli amministratori delegati, sono i manager, sono una casta che ormai si è creata a livello internazionale e mondiale, che governa senza nemmeno metterci i propri soldi. Una volta i padroni avevano i propri soldi, rischiavano, non c'è più rischio d'impresa, quelli si danno i soldi da soli con gli utili o vendendo le proprie imprese. Questo è l'elemento. La terza cosa è che bisogna mettere in contrasto il lavoro e la rendita. Lo diceva già Cesare, ma è possibile che in Italia la rendita finanziaria paga il 12,5% di tassazione e il lavoro può pagare anche il 40%? Non è possibile, questo elemento va colpito, e su questo bisogna fare una campagna. Bisogna parlare di una nuova patrimoniale, perché dobbiamo prenderli da qualche parte i soldi, compagni e compagni, e bisogna anche dire a chi si prendono i soldi per le politiche che vogliamo fare. Io credo, insomma, che bisogna essere chiari, bisogna avere un nuovo linguaggio, bisogna che la nostra gente ci capisca e capisca che noi siamo contro, per esempio, questo governo, ma non solo perché è un governo reazionionario e contro i lavoratori, ma perché è un governo osceno sul piano dei comportamenti pubblici e privati, e osceno sul piano delle politiche, perché sta costruendo un grumo reazionario che, compagni, Mussolini ha vinto le elezioni, Hitler ha vinto le elezioni, si dice un problema di consenso. Hanno vinto le... Io starei attento a dire che questo semplicemente è un governo che poi, vabbè, adesso vediamo, Fini, tutti sperano in Fini, no? Fini dice una cosa, tutti gli occhi si diventano interessati, come si muovono. Questo è un grumo reazionario che è riuscito persino, compagni e compagni, a spaccare la Chiesa Cattolica negli ultimi 10 giorni. Io credo che noi dobbiamo individuare la natura reazionaria, profondamente eversiva del blocco politico che ci sta governando, e appunto, come diceva Battisti all'inizio, non separare mai la questione democratica dalla questione sociale, perché in questo paese c'è uno specifico, che è il pericolo democratico che corriamo dalla presenza di Berlusconi, che si è alimentata con questo bipolarismo forzato e forzoso. E allora uno degli elementi strategici fondamentali per la federazione della sinistra, credo e crediamo, sia quello di rompere in ogni modo il bipolarismo, rendere di nuovo possibile una pluralità di posizioni. Perché, compagni e compagni, la Linke tedesca vince perché hanno fatto tante cose, perché hanno messo insieme in modo straordinario, con grande intelligenza e generosità politica, l'esperienza di un partito di massa ad est, che era la PDS, di massa, perché avevano già il 40, il 35, il 40% dei voti, con esperienze di grande qualità politica che venivano dalle scissioni del Partito Socialdemocratico. Ma vince anche perché loro sono sempre stati all'opposizione, compagni. Sono sempre stati all'opposizione e hanno sempre contrastato dall'opposizione la deriva a destra dell'SPD.
E questo gli dà un grande vantaggio di credibilità. Noi abbiamo avuto l'esperienza del governo, gran parte forzata dalla condizione specifica di questo paese che non è ancora superata, dalla condizione democratica di questo paese, e non è riproducibile immediatamente l'esperienza tedesca in questo paese, se non dicendo che noi dobbiamo appunto riprendere fino in fondo la nostra autonomia politica. Ora, che cosa succede nel congresso del PD? È importantissimo per questo paese, ma se noi condizioniamo anche minimamente il nostro dibattito interno a quello che succede nel PD, abbiamo chiuso, compagni, perché facciamo lo stesso errore che ha fatto che fa Sinistra e Libertà, cioè si mette nelle condizioni di relazione subalterna con il PD. Noi potremo crescere ed essere appunto quel punto aggregante solo se saremo capaci di dare una nostra dimensione. Poi si discuterà, vedremo le condizioni, ma compagni e compagni, io credo, è l'ultima considerazione che volevo fare, che la nostra autonomia politica è anche autonomia culturale, perché in questi 20 anni non abbiamo perso solo sul piano dell'insediamento e sul piano del consenso elettorale, ma quello che abbiamo perso è anche la nostra, l'idea di noi che abbiamo, cioè proprio la percezione di che cosa sono oggi, di cos'è oggi una sinistra alternativa e di che cosa sono i comunisti. Questo elemento è un altro elemento essenziale, senza il quale non si può fare questo percorso, lo abbiamo visto. Non è un elemento che basta. È certo che la nostra autonomia, la nostra identità, la nostra ricerca di autonomia culturale e intellettuale non è sufficiente, però è un elemento a priori, senza il quale non fai nessun percorso, senza il quale fai solo operazioni elettoralistiche, senza il quale non hai respiro, non hai profondità. Chiudo dicendo un'altra cosa, compagni. Noi non possiamo fare sempre le Cassandre, perché noi diciamo è successo questo e quindi sì, ci sarà la disgregazione, la perdita di potere d'acquisto, di diritti, di salario, di quant'altro. Il Partito Comunista Italiano, i partiti che sono diventati partiti di massa, sono stati partiti di conflitto e di risultato. Noi abbiamo bisogno anche non solo di dire e denunciare ciò che non va, anche di portare anche un minimo risultato per la nostra gente. Dobbiamo scegliere lucidamente lotte e obiettivi perché si possa dire i comunisti, la federazione della sinistra alternativa sono utili perché ti hanno portato questo, perché hanno difeso questo, perché hanno impedito quest'altro. Io credo negli ultimi 20 anni anche noi in Italia abbiamo provato e a volte ci siamo anche riusciti, ma sempre sulla difensiva. Oggi dobbiamo invertire proprio prospettiva. Non c'è una cosa su cui lavorare per ricostruire o rifondare, scusatemi questo, l'uso di questa parola. Io credo che oggi dobbiamo partire con l'idea che andiamo a fondare, cioè bisogna costruire, non ricostruire. Non c'è una cosa che noi prendiamo e restauriamo, c'è qualcosa che va costruita dalle fondamenta, a partire dalla nostra storia, dalle nostre culture politiche e anche dall'orgoglio di ciò che abbiamo fatto, perché non tutto quello che abbiamo fatto è stato un errore, non tutto quello che abbiamo, per cui ci siamo battuti e le scelte che abbiamo fatto sono state propedeutiche a questa sconfitta. La sconfitta c'è, è gravissima e su quella dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare appunto anche sapendo fare una vera autocritica, che non è quella di dire abbiamo sbagliato tutto e quindi i conti sono finiti. Bisogna vedere esattamente cosa abbiamo sbagliato, dove abbiamo sbagliato, per non ripetere quegli errori, sapendo nello stesso tempo dire che i comunisti, che la sinistra in questo paese, anche nella sconfitta, è sempre stata dalla parte dei lavoratori.